dal Monte Zoncolan, buon pomeriggio e buon ascolto da Antonello Brughini e da Emanuele Dotto. La tappa più difficile d'Europa, la salita più impegnativa del nostro continente, sta davvero facendo una grandissima selezione. Andiamo subito in corsa da Massimo Ghirotto, che dovrebbe trovarsi sulla Moto 1 in testa al gruppo dei migliori, gruppo dal quale manca Fabio Aru, che si è staccato. Attenzione Ghirotto, a te la linea. E allora noi siamo a 4600 metri dall'arrivo, siamo a 1152 metri, dovremmo arrivare a 1730. Molto attivo Froome con il suo compagno di squadra Pulse, lo segue Pozzovivo, lo segue Miguel Angel Lopez, Pinot, Dumoulin e anche appunto il nostro italiano Pozzovivo in difficoltà, un po' in difficoltà c'è Carapaz, ancora più in difficoltà Aru, Formolo e Ciccone. Siamo veramente in un tratto molto difficile, 17-18% la percentuale, siamo al tornante di Eddy Merckx. Paiko. È un finale intensissimo, dunque i big si stanno scoprendo, andiamo subito in corsa da Moto2, c'è Manuel Codignoni, a te la linea. E noi siamo nelle retrovie, davanti a noi vediamo Ciccone, se alziamo lo sguardo riusciamo a vedere anche Formula e Fabio Aru, azione legnosa per questi corridori che fanno tanta fatica, siamo ai meno 5, si sale ben oltre il 18%, si sale piano tra due ali di folla, ripetiamo Aru e Formula in grande difficoltà, a voi. E allora veramente il gruppo, i pochi restanti si stanno sgretolando sotto l'azione di Pulse, alla ruota c'è sempre Christopher Froome, sgraziato nei suoi movimenti, sempre un rapporto molto agile e questa è la sua caratteristica, ma sta cercando di fare la differenza, ha tanti minuti da recuperare dalla maglia rosa Yates, però i migliori sono lì e c'è anche il nostro Pozzovivo, siamo a 4200 metri dalla cima, vale a dire appunto lo Zoncolan. Perfetto, grazie Massimo Ghirotto. Buon pomeriggio Alessandro Ballan, campione del mondo di ciclismo, nostro amico. Buon pomeriggio Alessandro. Buon pomeriggio a tutti. Allora, c'è una battuta bellissima di Basso, sullo Zoncolan non si attacca, ci si stacca, una salita tremenda, una salita che non dà respiro. Qui la Sky sta facendo il diavolo a 4 in grande difficoltà Fabio Aru. Un po' questa la sintesi di questa tappa, Alessandro. Hai detto benissimo, diciamo che Froome ha messo un suo uomo che sta andando molto forte, Pulse al comando, e dietro si sta venendo una selezione naturale. Vediamo gli ultimi del gruppetto in difficoltà, vedo pedalare molto molto bene la maglia rosa Yates e soprattutto il nostro italiano Pozzovivo. La maglia rosa comunque non molla sempre alle ruote, Simon Yates di Chris Froome. Andiamo subito in corsa da Manuel Codignoni, Moto2. E dalla nostra posizione riusciamo a vedere molto bene Fabio Aru, azione veramente legnosa, muove tanto le spalle, prova a rilanciare, ad alzarsi sui pedali, ma fa veramente fatica, è un tratto durissimo questo, siamo tra i meno 5 e i meno 4, ora il cavaliere dei quattro bori si avvicina a una curva verso sinistra, alla sua ruota due uomini della Bora, tra cui il nostro Davide Formolo, voi? Sì, andiamo ancora con Massimo Ghirotto perché Froome sta imprimendo un'azione molto molto interessante, sta resistendo la maglia rosa, sta resistendo a un grandissimo Domenico Pozzovivo. Vai Massimo Ghirotto, facci vivere le emozioni di questa salita maledetta. Attenzione, attenzione, perché come hai detto Emanuele c'è la progressione di Chris Froome, rapporto agilissimo, siamo attorno alle 100 pedalate al minuto, sta veramente sgretolando il gruppo e comunque resiste Pulse, resiste anche Dumoulin, un Chris Froome che in questo momento è rimasto solo, ha un leggero vantaggio, diciamo 50 metri su Miguel Angel Lopez e poi Pozzovivo, quando ormai mancano 4 km all'arrivo, lo davamo per morto questo Chris Froome, ma effettivamente non è così, uno che ha vinto 4 giri di Francia e una Vuelta di Spagna non può essere morto e lo Zoncolan lo sta dimostrando, almeno per questo momento. Paiko. Alessandro Ballan, Froome ha azionato il frullatore? Sì, è partito benissimo, si è messo al comando e ha fatto veramente selezione, ha provato a Pozzovivo a stargli a ruota ma ha dovuto cedere a questa progressione che adesso è a 4 km all'arrivo e vede 3 inseguitori, però Froome ha preso già un bel vantaggio. Con la forza della disperazione Thibaut Pinot e Dumoulin cercano di non mollare, sta invece naufragando Fabio Aru, torniamo ancora in corsa da Massimo Ghirotto, poi andremo dal nostro Manuel Codignoni. Vai Ghirotto, l'azione di Froome, raccontala, descrivila, faccela vivere.
E allora, tornante a destra, vedo proprio sotto di me Chris Froome, e vabbè, è talmente brutto nella sua pedalata che è anche divertente a vederlo, e sta veramente scendendo su, ciondola con la sua testa, guarda sempre in basso, guarda i watt, guarda, lui scende, sale queste salite con un sistema classico, non vuole andare oltre a una certa frequenza di watt perché altrimenti l'acido lattico arriva. In questo momento mi sto girando la pendenza e attorno al 17%, mi viene quasi mal di gambe. Comunque un Froome che viaggia con un leggero vantaggio, diciamo un centinaio di metri su Lopez, il colombiano dell'Astana, e poi leggermente staccato Pozzovivo e poi Dumoulin. Ma su questi tratti di salita avere 100 metri vuol dire avere 20 secondi, quindi non vuol dire avere tanto, li vedi lì davanti, ma bisogna salire in progressione, non bisogna andare fuori giri. Paico, allora in testa Christopher Froome, poi Lopez, Moreno, il nostro Pozzovivo e la maglia rosa Yates, in difficoltà Fabio Aru, andiamo ancora in corsa. Sì, non mollano dunque il nostro Domenico Pozzovivo e non molla soprattutto la maglia rosa, che ancora continua a vedere per sua fortuna il fuggitivo Chris Froome. Andiamo in corsa, andiamo da Manuel Codignoni per sapere cosa invece riesce a vedere lui. E continua a far fatica Fabio Aru, cerca comunque con la forza di sperazione di scavare sotto il fondo del barile per trovare le ultime energie e cercare di limitare i danni. Ribadiamo, tratto di salita durissimo, ora c'è stato una tornata verso destra, poi un rettilineo che non dà respiro, lo vediamo proprio davanti a noi, muove le spalle, ondeggia Fabio Aru ma non molla. A voi. Tutto sempre, no. Allora... La crisi, insomma, c'è anche la crisi di Thibaut Pinot da segnalare, mentre continua a pedalare in maniera veramente molto agile Chris Froome. Sì, la situazione è questa, Massimo Ghirotto, vai, il vantaggio di Froome dovrebbe essere attorno ai 10 secondi nei confronti del terzetto composto da Lopez, Moreno, Simon Yates e Domenico Pozzovivo. Attenzione Ghirotto, moto 1, Mario Conti, a voi la linea. Ecco, esattamente, noi approfittiamo di questo rettilineo per vedere l'azione di Chris Froome, che viaggia sempre regolare, non si può andare oltre a certe frequenze cardiache, a certi vantaggi. Comunque il vantaggio è, insomma, non è proprio tanto, perché vedo nettamente Lopez, vedo la maglia rossa di Pozzovivo, l'italiano che in questo momento è al quarto posto con un minuto e poco più rispetto a Simon Yates. C'è anche la maglia rosa Simon Yates, Dumoulin un po' attardato, vedo leggermente staccato, insomma è una situazione ancora in evolversi. Attenzione, perché Yates ci ha abituato a delle progressioni nella parte finale e potrebbe anche gestire questo momento e riuscire poi ad agguantare appunto Froome. Paico. Alessandro Ballan, non è bello a vedersi ma è terribilmente efficace Christopher Froome, una tua valutazione tecnica sulla pedalata del campione britannico? Ma guarda, l'abbiamo sempre detto, non è bello da vedere, ma è efficace, ma sta andando veramente forte. Adesso vediamo, dopo aver guadagnato questi 10-11 secondi, si è un po' stabilizzato e le velocità sono uguali ai tre atleti dietro che lo inseguono. Comunque è impressionante il dato di Dumoulin, che sta salendo regolare con Pinot a ruota. Che spettacolo sulle rampe del Monte Zoncolan. Andiamo subito in corsa, Massimo Ghirotto, moto 1. Mamma mia, ma quanta fatica, ecco Chris Froome, ce l'ho proprio qua dietro, 50 metri, sempre un leggero vantaggio, ma attenzione, ho scorto la maglia rosa di Yates, sta arrivando Yates, ha abbandonato Lopez e Pozzovivo, quindi ci attendavamo questa reazione, lo sappiamo che Yates ha voluto in qualche modo aspettare e quindi comunque aumenta l'azione di... prosegue l'azione di Chris Froome e a una cinquantina di metri Simon Yates, attenzione perché sta arrivando la maglia rosa, siamo a quota 1453, dobbiamo arrivare ai 1700 metri di fronte a noi e poi avremo tre gallerie. Paico. 2 km 700 metri, sembra poco, è una eternità in una sfida terribile ad una montagna che è soprannominata il mostro. Torniamo in corsa, moto 2 dal nostro Manuel Codignoni. E noi siamo proprio attaccati a Fabio Aru in questo momento, sono i quattro, transitano in questo momento sotto il striscione dei meno tre, sono Fabio Aru, sono i due corridori della Movistar, Betancourt, Carapaz e il corridore della Bora, Hansgrohe e Conrad, sembra in questo momento più efficace
c'è l'azione di questo gruppetto, anche se fa lottata fatica, prova addirittura ad allungare Carapaz, che ha guadagnato qualche metro proprio sul nostro Fabio Aru. La strada dopo una curva verso sinistra torna a spianare, i corridori rifiatano in attesa del colpo finale. Voi torniamo da Alessandro Ballan, cosa deve fare la maglia rosa? Alessandro ha lasciato i suoi due occasionali compagni di attacco a Christopher Froome, fa bene a cercare il contrattacco Simon Yates. Alessandro Ballan, ex campione del mondo. Ah, lui deve sicuramente cercare di perdere il meno possibile da Froome e deve cercare di guadagnare il più possibile da Dumoulin, quindi io penso che stia facendo la manovra giusta. Mancano 2,5 chilometri all'arrivo, sono eterni, però sembra veramente averne, perché ha fatto una bella progressione per staccare gli altri due, quindi adesso ha nel mirino Froome, vediamo se riuscirà a riprenderlo. Attenzione Ghirotto, 10 secondi il margine di vantaggio di Christopher Froome nei confronti di Simon Yates. A te la linea da Moto 1 in testa la corsa, una corsa magnifica, una corsa meravigliosa, una corsa tutta da vivere sulle frequenze di Radio 1 per il Giro d'Italia pedale per pedale. E allora noi stiamo cercando di recuperare Chris Froome, eccolo là, sta arrivando un po' in difficoltà Chris Froome, attenzione, ha ciondolato ancora di più del dovuto la sua testa, ma dietro c'è la maglia rosa di Simon Yates, un leggera difficoltà, Lopez ancora un po' più in difficoltà, Pozzo Vivo che non vedo più la maglia, non vedo più la sua maglia rosa, fatto il tornante per Chris Froome, lo sta, come dire, iniziando in questo momento Yates, 12 secondi, solo 50 metri, ma vi rendete conto che sono 12 secondi, potrebbe essere uno spazio maggiore, ma la salita qua è veramente difficile, siamo ancora ai 15-16%, 36-32, questo il rapporto che stanno salendo i corridori che si stanno avvantaggiando. Ecco, mi sono fermato, Chris Froome sta passando con la sua maglia bianca e subito dopo la gente applaude la maglia rosa, Paico. È in grandissima condizione davvero la maglia rosa Simon Yates, che adesso ha un ritardo soltanto di 10 secondi dal fuggitivo, da Chris Froome. Naturalmente ricordiamo anche il vantaggio, il notevole vantaggio di Yates nei confronti di Froome, in classifica generale sono 3 minuti e 20 secondi, veramente tanti, mentre cerca di attaccare ancora Chris Froome. Andiamo da Moto2, da Manuel Codignoni. E noi siamo ancora su Fabio Aru, che sta veramente raschiando il barile, ondeggia l'azione, prova a rilanciare ma non è efficace, zigzag addirittura lungo la strada, se n'è andato Carapaz, se n'è andato anche Conrad, sono rimasti in due, lui e Betancourt, 1,20 il ritardo rispetto a Chris Froome in testa, questo ci comunica Radio Corsa. Si prosegue a salire in mezzo a due ali di folla che incidano il cavaliere dei quattro mori, che però sta facendo veramente tantissima fatica, fra poco una tornata a sinistra che lo farà rifiatare. A voi. Allora, ricapitolo la situazione a 2 chilometri dall'arrivo, al comando Christopher Froome, che ha 12 secondi di vantaggio nei confronti della maglia rosa Simon Yates, a 36 secondi Domenico Pozzovivo, a 1,30 Fabio Aru. Torniamo da Alessandro Ballan, se la tattica di Yates è giusta oppure se doveva in qualche modo trovare alleanze, ma qui c'è poco da trovare alleati, devi andare, devi spingere, devi sperare che questa maledetta salita finisca. Stanno resistendo comunque Dumoulin e Thibaut Pinot, che sono in quinta e sesta posizione. A te la linea Alessandro Ballani. Deve cercare di perdere il meno possibile dalla testa della corsa, quindi da Froome, deve guadagnare da dietro su Dumoulin. Dumoulin sta continuando a salire regolare e gli stacchi non sono altissimi e Yates lo vedo leggermente in difficoltà in questi ultimi 2 chilometri. Sentiamo da Massimo Ghirotto com'è la situazione in testa alla corsa, se Froome ha incrementato il suo vantaggio o se la pedalata di Yates, come segnalava Alessandro Ballan, si è fatta meno rotonda, più pesante, più legnosa, più difficile. Vai Massimo Ghirotto, Moto 1 con Mario Conti. E allora confermo la sentenza di Ballan, noi siamo a 1600 metri, un Chris Froome che guadagna qualcosa, sono 12 secondi di vantaggio, 20 secondi per Lopez, 27 per Pozzo Vivo, un Chris Froome che è avvantaggiato in questo momento dal fatto che la strada scende leggermente, siamo attorno al 5-6%, ha potuto ad allungare il suo rapporto. In questo momento sta andando a 28-30 km all'ora, 1400 metri, la strada scende per poi riprendere dopo i tunnel, là, l'ultima parte della salita molto impegnativa. Comunque è un Chris Froome che sta guadagnando, si gira, cerca di vedere la maglia rosa, ma non la può vedere perché dietro c'è un tornante. Quindi cresce l'autostima, cresce la voglia di aggiudicarsi lo zoccolan. Paico. Poteva essere la grande giornata di Fabio Aru, invece il corridore sardo anche oggi è
difficoltà, anche oggi è in crisi alla ruota praticamente del corridore Aruce il nostro Manuel Codignoni, moto 2, la moto pilotata da Francesco Angotti, a te la linea. E prosegue ancora l'azione di Fabio Aru tra due aree di folla, ma è un'azione veramente difficile, se n'è andato anche Conrad, oramai sono rimasti in due Fabio Aru e Betancur, il colombiano a ruota che non dà cambi a Fabio Aru, Fabio Aru che dunque deve tirare. In questo momento la strada rispiana leggermente, rifiata, leggera curva verso sinistra, aumenta la velocità, ora si viaggia intorno ai 15-16 km orari, 1800 metri al traguardo, questo recita lo striscione davanti a noi. Poi per Fabio Aru che continua a salire in grande difficoltà, voi? Sì, un chilometro alla conclusione di questa tappa meravigliosa, davvero neanche uno sceneggiatore del calibro di Hitchcock l'avrebbe potuta ideare così, Alessandro Ballan. Bellissima tappa, controllata all'inizio, però una salita finale spettacolare, esplosa dai 6 dall'arrivo e poi con questo attacco di Froome che l'ha resa ancora più particolare e bella. Attenzione perché Simon Yates è a soltanto 25 metri dal Christopher Froome, quindi nel tratto di galleria ci potrebbe operare anche il ricongiungimento, in difficoltà anche Dumoulin e Thibaut Pinot che passano adesso fra qualche secondo sotto lo striscione dell'ultimo chilometro. Andiamo ancora in corsa dalla moto 1 di Massimo Ghirotto, vai Massimo. E allora l'ultimo intervento per me, appunto, c'è sempre Yates in caccia a Chris Froome, Yates che non deve neanche curarsi più di tanto di Chris Froome, ma deve pensare che dietro c'è Tom Dumoulin, il suo avversario diretto, probabilmente Chris tappa la tappa lo merita, ma probabilmente Yates non vorrà lasciare nulla al caso, vi lascio di finire lì al pacco. Altra galleria da cui emerge Christopher Froome, ma in seconda posizione a non più di 10 metri c'è Simon Yates. Simon Yates straordinario, perché recuperare 15 secondi in una salita tremenda come lo Zoncolan è un'impresa straordinaria. Sentiamo se Alessandro Ballan è d'accordo con me. Sono d'accordissimo, la parte finale dello Zoncolan è più a favore di Yates, nel senso che spiana in questa fase di galleria, adesso ci sono gli ultimi 500 metri duri che tornano a favore di Froome, però Yates ricordiamo che ha una sparata non da poco, quindi io penso si riporterà a ruota di Froome molto probabilmente. Attenzione perché Simon Yates sta per recuperare Christopher Froome, incredibile epilogo della tappa dello Zoncolan. Sì, è la conferma dunque della straordinaria condizione psicofisica della maglia rosa, ma noi andiamo forse per l'ultima volta su Moto2 per raccontare la giornata drammatica di Fabio Aru, linea a Manuel Codignoni. Eh sì, ultimo intervento anche per noi, siamo proprio sull'ultimo chilometro, Fabio Aru è stato raggiunto da due corridori, da Bennett dell'Otto Jumbo e da Omen della Sunweb, sta tornando su anche Formolo, dunque potenziali compagni che potrebbero aiutarlo a ridurre un distacco che si è fatto comunque notevolmente pesante. Qui Moto2, passo e chiudo, voi? Sì, ancora Christopher Froome al comando, ma è vicinissimo ormai Simon Yates, si alza sui pedali, scatta sul margine sinistro della carreggiata, è una lotta a coltello fra i due inglesi che non si amano, sono di squadre diverse della Sky, formazione britannica per Christopher Froome, della Mitchelton, la squadra australiana in cui milita Simon e il gemello di Yates. Dunque ancora Froome al comando, ma sono soltanto 8 i metri e 4 i secondi di ritardo che ha la maglia rosa Simon Yates nei confronti della maglia bianca di Christopher Froome, che reagisce ancora, rilancia l'azione quando mancano 150 metri alla conclusione, ormai va a vincere la tappa Christopher Froome che mulina ancora le gambe, ha riguadagnato qualche secondo, qualche decina di metri nei confronti di Simon Yates. Christopher Froome curva sinistra terribile, mancano pochissimi secondi alla conclusione di questa fatica immane ed ecco che Christopher Froome taglia il traguardo, vince con pieno merito una tappa leggendaria, Christopher Froome in seconda posizione, lo scatto di Simon Yates che chiude secondo, ha perso poco, adesso dovremo vedere quanto sarà il margine di Tom Dumoulin che cederà ai due grandi rivali. Questa dunque è la situazione di corsa, ha vinto Christopher Froome mentre sta arrivando Domenico Pozzovivo che precede l'8
Lopez Moreno, la chiusura di Pozzo Vivo, poi Lopez Moreno, ancora non vediamo Tom Dumoulin e Thibaut Pinot. Ecco l'olandese volante che questo pomeriggio ha volato poco, ha staccato Thibaut Pinot, chiude dunque in sesta posizione Tom Dumoulin, sfinito, letteralmente distrutto da questa fatica immensa, da questa fatica terribile. Arriva anche Thibaut Pinot. Tom ha vinto la terribile tappa dello Zoncolan alla media oraria di 34.283, ha staccato di 6 secondi Simon Yates, il suo grande rivale. Terzo uno straordinario Domenico Pozzovivo, che arrivando terzo a 23 secondi di ritardo ha intascato anche i 4 secondi di abbuono. Quarto Lopez Moreno, quinto Tom Dumoulin a 37 secondi, sesto Thibaut Pinot a 42 secondi, settimo Wout Poels a 1.07, poi Reichenbach, Bilbao, Woods, Conrad, Bennett, Carapaz, Betancourt. La nuova classifica generale vede sempre Simon Yates in maglia rosa, in seconda posizione Tom Dumoulin a 1.24, terzo Domenico Pozzovivo a 1.37, quarto Thibaut Pinot a 1.46, poi Christopher Froome a 3 minuti e 10 secondi. Ormai il Giro d'Italia sarà un affare a due fra Yates e Dumoulin, con ogni probabilità. Sarà il mio ultimo Giro d'Italia, perché fra poco dovrò lasciare la Rai per motivi di anzianità, però una tappa così mi rimarrà veramente nel cuore e negli occhi, perché è stata una cosa fantastica.